Cari seguaci amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel per il video commento. Ho cambiato formato rispetto al passato. Prima che me lo chiediate, vi annuncio che non so se questa settimana farò la canzone al capitolo. Siamo arrivati al capitolo 1007, un numero imponente. Il capitolo è intitolato Tanuki-san, ma bando alle ciance, ciancia alle bande, sigla! Ah già, io non ho la sigla. Allora parliamo della cover e del titolo. A me il titolo ha fatto tornare in mente Vergo, che diceva a Law nella saga di Punk Hazard: Chiamami Vergo-san! Come sapete, il San, che segue il nome, in Giappone è una forma di rispetto. Qui, al posto di Vergo, c'è la parola Tanuki, quindi quest'ultimo preannuncia un capitolo chopper-centrico, anche se sappiamo tutti che è una renna dal naso blu. Che dire? Cover a richiesta che presenta Gangster Gastino circondata da pinguini a cui offre dei palloncini. Pff, se anche a voi mancano come a me le mini avventure, anche se quest'ultima è stata deludente visto che ha riportato in vita Pound, scrivete sotto hashtag mini avventure, ma andiamo avanti. Il capitolo si apre poco prima della scena che chiudeva il 1006, ovvero Yogoro che sarà decapitato. E la gente commenta la potenza dello Yakuza e della sua grande abilità nell'aver sfruttato un handicap, quale era il virus creato da Queen, il Corioni. Ovviamente Chopper arriva in tempo, salva tutti quanti, come aveva promesso. Come avevo detto, i nemici diventano amici e ciliegia sulla torta imbruttisce Queen. Ebbene sì, non solo Chopper cura tutti, non solo Chopper lo fa citando la saga di Drum e chopperizzandola. Combatte il virus cattivo con quello buono e con lo schiaffo dà il via alla saga del meme. Potremmo dire che assistiamo finalmente alla rivincita tanto attesa di Chopper, e mentirei se vi dicessi che leggendo e guardando quella scena non ho riso e non ho goduto come un riccio. Mi ha fatto tornare alla mente anche Rocket dei Guardiani della Galassia. Quindi reagirà? Sicuramente, ma Oda cambia completamente scenario introducendo un altro dei tre temi principali di questo capitolo. Ebbene sì, mentre vediamo Momonosuke impanicarsi, c'è la CP0 che parla del frutto artificiale di Vegapunk presente a Punk Hazard. Se non lo ricordate, lo vedete ora nelle immagini. Esatto, è proprio quello mangiato da Momonosuke. Infatti, come ho detto poco fa, si impanica e si trasforma in drago. Che abbia anche lui la forma ibrida, ci sta. E ora parliamo di quello che ha rubato la scena al povero Peluche. Oden is back. Ebbene sì, qualcuno ha curato i foderi rossi e vediamo Oden come lo avevamo lasciato. Particolarità, ai suoi piedi c'è del fumo e le spade non sono quelle di Oden. Questo apre alcuni scenari di cui parlerò a breve. Ennesimo troll di Oda. Non abbiamo visto né King né Perospero in questo capitolo. Che stiano combattendo tra di loro? Che stiano per attaccare Chopper e Marco? In ogni caso c'è un discreto esercito a fare da supporto e con Sanji in giro dico che le forze sono abbastanza equilibrate. Vegapunk. Tutti ne parlano, ma non lo vediamo mai. Oda ama farci fare i pipponi mentali. Cosa ne pensate del suo frutto? Che ruolo avrà nella saga? Partendo dal presupposto che non è Higurashi Kurozumi perché è morta nel flashback di Oden, e il suo stesso frutto è stato poi mangiato da Mr. 2, che vive e vegeto nel livello 5 e mezzo di Impel Down. Inoltre, Mr. 2, avendo mangiato il frutto dopo la morte di Higurashi e Oden, non si è mai incontrato con esso e quindi non ha potuto toccarlo per memorizzarlo. Non è nemmeno Caterina Devon perché sta con Barbanera in piena saga di Wano e cercano di convincere Moria. Che sia Kanjuro, dal momento che è davvero brava a disegnare, è possibile, ma è un Kurozumi. Certo, esiste la redenzione, oppure potrebbe essere l'ennesima beffa crudele, ma non mi spiego perché le ferite siano state curate. Che sia Onimaru, le nuvolette ai piedi di Oden lo fanno pensare. Inoltre la trasformazione non è perfetta, e non mi riferisco solo alle spade, che non sono quelle di Oden. Considerando che abbiamo visto che è in grado di trasformarsi, che tale apparizione e trasformazione fa apparire delle nuvolette che vediamo ai piedi di Oden e che nel folklore nipponico è così. Inoltre, cosa posso dire sulla Kitsune? Hanno le capacità di mutare il proprio aspetto in esseri umani, anche in una persona specifica. È una capacità che vediamo anche in Dragon Ball con Pual e Oolong. Secondo le credenze,
Queste trasformazioni presentano delle imperfezioni. Vi faccio notare che ha una delle raffigurazioni della maschera della Kitsune è quella che indossa Iori. Questo tanto per allungare il brodo. Ma quindi questo Oden sarà Kanjuro, Onimaru, qualcun altro? Commenta qui sotto e fammi sapere! Vi ricordo che chi ama One Piece lo condivide! I Lupi Team cercano editors, se il video ti è piaciuto metti un like e ci vediamo al prossimo video, ciao!